scegliere quello che tu cerchi qui, non cambiare mai, io sarò la musica, l'avventura splendida, la compagna magica che ti divertirà. E i programmi soliti che non danno la carica, tu che puoi rifiutali, sintonizzati su me e sarà bellissima. Scelta azzeccatissima, come meglio non si può. Questa sera al Tropicana fanno musica latina, qui si balla fino a mattina, rumba e salsa e reggaeton, color sabbia una mulatta agitava il suo bacino, io le vado un po' più vicino per offrirle ghiaccio e rum, io la vedo già distesa sul mio letto, è uno sguardo che lei intuì e così morbosamente che meraviglia, le telecamere di Telechiara, oh, Silvio Luciano. Cosa dici, cosa hai pensato? Io l'amor mai l'ho pagato, non son proprio desesperato, un'altra cica troverò, s'allontana passo lento, ha più curve di un tormento, sorriso e già un rimpianto, già mi pento, forse no, ha due occhi che riflettono le stelle, un timbales che vibra per noi, quale gusto di sapore alla tua pelle, lei cantando così ricominciò. Una notte d'amor, siamo partiti così oggi, buon venerdì amiche ed amici di Viva la Musica, un abbraccio a tutti voi e siamo arrivati al 29 di ottobre e vi aspetta e ci aspetta un ponte un po' lungo, lo sapete, il primo di novembre noi non saremo in onda la sera, lo dico perché insomma ecco, abbiamo una comunicazione di servizio di poco e pochi minuti fa, però insomma ci siamo oggi, sabato, domenica, mattino, sera, ecco lunedì ci saremo per festeggiare ogni santi, quindi l'onomastico di tutti, al mattino. Intanto saluto, vi porto i saluti al nostro zio Luciano e saluto che è presente
con la poltrona, ma in via virtuale. E saluto Capitan Mattia invece, che è presente fisicamente, se no sarebbe dura andare in onda. Buongiorno al nostro regista. No, ci siamo pronti. Eccoci là, ci siamo e parte la nave di Viva la Musica. Molto, molto, molto bene. Allora, un saluto, non so se avete già fatto la spesa, siete state al mercato, fate shopping, insomma noi vi abbracciamo, la nostra musica vi accompagna. Intanto andiamo a vedere comunque l'almanacco di oggi con Frate Indovino, che ci ricorda San Narciso come santo principale, questo Frate Indovino. E il proverbio di oggi dice: dove la natura sparge il seme, ecco, invano ha arato l'arte, ecco, nel senso che insomma, la natura è quella che comanda, cioè si può fare tante cose, ma è quella che comanda. Mentre il mio almanacco di Barba Nera, che poi ci regalerà anche, lo sapete, l'oroscopo di oggi, lo sentiremo fra una decina scarsa di minuti, conferma San Narciso, un nome di origine greca che deriva dal termine narc, sonno o torpore. Il proverbio di Barbanera dice: stelle tremule e appannate, piogge assicurate. Abbiamo visto che le piogge ci sono abbondanti in altre parti d'Italia, noi fortunatamente stiamo avendo una coda di ottobre, anzi un mese di ottobre tutto sommato veramente, a parte c'è stato forse un episodio a metà del mese con un po' di pioggia, ma insomma non possiamo sicuramente lamentarci. La frase di oggi è di Emily Bronte, che dice: lo stare insieme è nello stesso tempo per noi essere liberi come nella solitudine, essere contenti come in compagnia. Vabbè, insomma, è un po' critica la cosa, ma insomma questa è e questa ve l'abbiamo letta oggi. E direi di andare a sentire le anticipazioni del TG. Come sapete, il TG Veneto News nella prima edizione andrà in onda alle 12:25-26 con le anticipazioni, ma andiamo a sentirle quelle di stamattina. Prego. Direttore Danilo Guerretta, lo ritroveremo fra mezz'ora più o meno, sarà con noi. Intanto noi non ci fermiamo, si continua naturalmente con la musica. Buon venerdì amiche ed amici, eccoli qua per voi. Chi arriva? Anna Maria Allegretti, prego.
Bene, 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 bene. Attenzione perché... vabbè, intanto poi li festeggiamo, però aggiungiamo un po' sta tavola. Voi sapete che io chiedo sempre a chi non ci ha mai telefonato, mai scritto, magari una volta, di farlo, ma non perché vogliamo che lo facciamo, ma perché se ci scrivete una volta, ci telefonate che non l'avete mai fatto, ci date la possibilità di salutarvi come ci piace fare, e lo facciamo con che poi li festeggeremo con Stefania e Luca di Campagna Lupi. Intanto aggiungiamo un po' sta tavola anche per questi amici. E sono in due, Stefania e Luca, che oggi festeggiano, e poi li festeggeremo bene con la canzone dei Rodigini. Vediamo se riusciamo a trovarla. E se no, sarà una bella canzone dei Rodigini. Poi ringrazio Patrizia, la nostra campionessa. Io lo dico per chi segue la trasmissione da un po' di tempo. Quando facciamo il gioco del colmo, che riprenderà, anche se qualcuno, non mi ricordo più, ci aveva dato un suggerimento di fare un altro tipo di gioco, magari lo facciamo per questo periodo di Natale, che era portare un pacchetto e lasciare a voi indovinare che cosa ci sia dentro. Potrebbe essere, vediamo, magari facciamo questo la settimana prossima. E Patrizia, che è stata, che è una delle campionesse che più ha indovinato i colmi, e appunto ha raccolto l'invito di Antenore Energia, di quella del nostro sponsor Antenore Energia, di confrontarsi per i costi della bolletta di luce e gas, e appunto ha chiamato il nostro Michele, che oggi si collegherà con noi, Michele Segala, che è il commerciale di Antenore. E appunto ci scrive, volevo dire a tutti gli amici di Viva la Musica, che tutto ciò che viene detto in trasmissione riguardo al tenore energia corrisponde a verità. Quindi mi sento di dirvi di considerare l'opportunità che viene offerta. Io l'ho fatto, ne sono felice. Grazie Patrizia, che ci manda questa, come si chiamano, recensioni, ma insomma dette da voi, è la cosa più importante. Detto questo, altrettanto importante, caro capitano, è sapere cosa ci dicono le stelle. Cosa ci diranno le stelle per questo 29 ottobre 2021? Beh, lo scopriamo assieme con l'almanacco di Barbanera. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Venerdì 29 ottobre. Ariete, siete alla ricerca di un lavoro o ne cercate uno più sicuro? Tentate la fortuna, bussate a qualche porta. L'esito positivo non dovrebbe farsi attendere. La luna in leone vi guarda con occhi innamorati e vi esorta a chiarire un malinteso con un amico. Toro, se tutto girerà per il verso sbagliato, la responsabilità sarà della luna in leone quadrata a Urano nel vostro cielo. Sdrammatizzate, una risata vi salverà. Tale aspetto luna-urano renderà il vostro umore ballerino. Ci vorrà uno sforzo per orientarvi sul da farsi. Gemelli, oggi gongolerete a ragion veduta. La luna nel segno del leone vi spianerà la strada. Avrete gratificanti dimostrazioni di simpatia. Desistete, l'amore non si può suggerire, tantomeno imporre. Dunque rassegnatevi e guardate oltre. Cancro, non perdete tempo in cose che non vi convincono. Convogliate forze e capacità in qualcosa di nuovo, in cui vi identificate e che vi attrae. Con Marte avverso guiderete in modo pericoloso. Manovre, sorpassi, parcheggi da urlo. Occhio. Leone, per colpa della luna nemica di Saturno e Urano dovrete affrontare delle questioni poco gradite, ma non vi mancherà la forza per combattere contro qualsiasi difficoltà. È inutile ostinarsi a voler convincere chi ha dimostrato di avere opinioni e sensibilità diverse. Vergine, sfruttate appieno il vostro sesto senso. Basterà aggiungere un pizzico di grinta e realizzerete meraviglie per la gioia di colleghi e superiori. Certe abitudini, soprattutto quelle alimentari, sarebbero subito da rivedere. È in gioco il vostro benessere. Bilancia, giornata che prende quota in modo più accettabile grazie alla luna in leone, dunque ben disposta nei vostri confronti. L'energia ne uscirà rafforzata. Anche i single irriducibili capitoleranno. Un incontro fatale spazzerà via ogni indecisione e timore. Scorpione, sarete messi sotto torchio da una luna in leone che si farà in quattro pur di non darvela vinta. Che fare? Pazientate e aspettate momenti migliori. Non indugiate, tiratevi su le maniche e dimostrate di saper essere dei grandi lavoratori, ne vale la pena. Sagittario, Venere in congiunzione nelle questioni di cuore vi dà una mano, ma non forzate le situazioni che non sono ancora mature, anche se siete fortemente tentati a farlo. Con il sorriso che avrete oggi, la persona che amate non riuscirà a negarvi nulla, non approfittatene però. Capricorno, a causa di Mercurio e Marte in quadratura dalla Bilancia, lavorerete e studierete sforzandovi un po'
tempo per ottenere quei risultati che raggiungete normalmente senza fatica. Marte promette passione, audacia, slancio, anche troppo, dunque moderatevi. Se siete soli, ammaglierete una persona speciale. Acquario, la luna in opposizione dal segno del leone vi tartassa. Azioni un po' avventate e l'inquietudine potrebbero catapultarvi in circostanze fastidiose. Se siete single e avete messo gli occhi su una persona, fidatevi del vostro intuito. Giove farà il resto. Pesci, Saturno vi spinge ad essere premurosi e presenti con un familiare anziano. Lo renderete felice con una semplice visita e un regalo semplice ma sincero. Non sarà facile combinare le diverse esigenze tra voi e il partner, ma con un po' di pazienza ce la farete. Come spiegare, non volevo più tornare, questo pianto mi accarezza, mal d'Africa, hai lasciato dentro me un vuoto pieno di sapori, di quell'Eden ritrovato, mal d'Africa, cantano tamburi nella giungla, si sentono le voci dei Masai. Malinconia struggente che mi fai, io canterò, se dentro me sei tu mal d'Africa, respiro la tua libertà, dolce mistero sei mal d'Africa, batte forte il cuore quando io ripenso a te. Questo cielo senza fine, io ci voglio ritornare, mi ribatte nella mente, mal d'Africa, sole caldo dentro agli occhi, sei lontana ma mi tocchi, questa nostalgia cos'è? Mal d'Africa, cantano tamburi nella giungla, si sentono le voci dei Masai. Malinconia struggente che mi fai, io canterò, se dentro me sei tu mal d'Africa, respiro la tua libertà, dolce mistero sei mal d'Africa, batte forte il cuore quando io ripenso a te. Dentro me sei tu mal d'Africa, respiro la tua libertà, dolce mistero sei mal d'Africa, batte forte il cuore quando io ripenso a te. Dolce mistero sei mal d'Africa, batte forte il cuore quando io ripenso a te. Bye.
Barbara Abiti, che troveremo nel paginone, l'appuntamento di domenica all'Aquario, Sant'Andrea di Campodarsego, e quindi lei alla console dalle 2:30 fino alle 8:30 di sera, per farvi divertire anche con un ospite importante che poi vi faremo vedere. Dunque, sono le 11:24 minuti primi, intanto grazie come sempre anche per i vostri buongiorno, per tutto quello che ci spedite, continuate a, lo dico a tutti, che verso mezzogiorno, quando quello che state preparando da mangiare, dalla minestrina in brodo al cartoccio di affettati fino alle cose più buone, mandateci la foto sul 392-666-0099 che a distanza mandiamo il pranzo è servito per il nostro zio Luciano, è la nostra rubrica alla quale non vogliamo rinunciare, grazie a voi, e però adesso vi regaliamo un'altra bella canzone che arriva subito a tenerci compagnia. Prego! Andrea, sei perso, dai, e non sa tornare. Andrea, sei perso, e non sa tornare. Vai, Silvia! Andrea, un amore, riccioli neri, Andrea aveva un dolore, riccioli neri. Sul foglio che era morto, sulla bandiera c'era scritto la firma, era d'oro, era firma di lei, ucciso sui monti, di Trento. Del regno
Rieccoci qui, rieccoci in diretta, buon venerdì 29 ottobre, e come sempre la nostra Franca, spesso anche altre persone, ma Franca in modo particolare ci manda, lei che ricerca i video divertenti, vi portiamo sempre con Uccio De Santis e il suo gruppo di cabarettisti. Siamo in Puglia e sapete che insomma la tradizione dice che se quando si è in dolce attesa una donna ha voglia di qualcosa, ebbene non lasciargli questa voglia, perché sennò poi il bambino potrebbe risentirne. C'è chi sostiene che è una cosa così, come posso dire, una leggenda metropolitana, c'è chi sostiene che invece è una cosa vera. Vediamo chi dei due ha ragione, anche se mi pare che la leggenda alla fine vinca questa sfida. Vediamo un po', prego. Oh, andiamo a prendere un caffè, dai. Caffè, devo portare le fragole a mia moglie. Ma tu sta fretta. Sta fretta, stanotte è venuta la voglia di mangiare le fragole. Sta incinta mia moglie, ottavo mese, e non vorrei che non mangi le fragole, la colpa è mia, che il bambino nasce con la voglia della fragola. Ma sei impazzito, siamo nel terzo millennio, te ne vai ancora dietro queste fesserie. Che c'è di terzo millennio? Se mia moglie non mangia le fragole, il bambino nasce con la voglia di fragole. Ma per piacere, dai. Saputo, scusa, se una donna incinta ha un desiderio e non viene esaudita, il bambino può nascere con quel desiderio. Ancora? Si convince proprio? Non è così. E no che non è così. E chi lo dice che non è così? Te lo dico io sono la prova vivente che non è così. Ma io stavo nella pancia di mia madre all'ottavo mese. Me? A lei venne la voglia di cambiare la puntina del giradischi. La puntina del giradischi? La puntina del giradischi. Voglio dire, è un desiderio quello. Eh sì. Lei non l'ha cambiata. Oh. Io mi ho avuto problemi. 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 Io vado a portare le fragole, che forse è meglio, eh? Te ne vai. Devo dire, simpatico questo sketch, che è appunto la puntina del giradischi. Sapete che quando appunto finiva il disco, tornava indietro, devo dire, molto molto bravi, sempre molto simpatici. E a proposito di simpatia, io, siccome penso al vostro benessere fisico, vi ricordo che domani sera all'Acquario Sant'Andrea di Campobasso, stasera c'è il Paradiso Latino, domani sera si balla con Rossella Ferrari in Casanova, con tutte le sale aperte, con il servizio pizzeria. Domenica Barbara Abiti, che abbiamo visto prima, appunto avrà ospite Michele Ranieri per la grande festa di Halloween. Là in Desireo Ne di Fonte, ormai ci siamo, stasera grande riapertura per il ballo, poi c'è il ristorante in Contrada, non dimentichiamolo, e con Federico voce fisarmonica. Si va poi a domenica 31 ottobre in compagnia di Claudio in Pagina 4, con ingresso a ballo 8 euro e la formula 20 euro con aperitivo, pizza, bibita, caffè e ballo, che vale anche per venerdì. Quindi Line Desire vi aspetta. Oltre a ricordare che il Gambaro tutti i mercoledì vi aspetta col DJ Renato per farvi ballare e mangiare, chiaramente, o anche solo ballare con consumazione, andiamo a ricordarvi che domani sera ci sarà Halloween con Giancarlo alla Santa Monica Bene, che abbiamo appena sentito. E attenzione, grande festa di Halloween il 31 al Gambaro con DJ Giorgio alla sera, dove ci sarà il dolce alla zucca offerto per tutti.
Ristorante Le Fontane Bianche, Frati Santa Giustina in Colle, si balla domenica sera col DJ Paolo Bortolami. Sapete, il ristorante e anche pizzeria poi nel weekend, aperto anche per i pranzi di lavoro. E Le Fontane Bianche, che hanno un grandissimo saloni e grandi giardino estivo per le cerimonie, anche per il prossimo anno, come matrimonio o altro. L'Hollywood, Palaliscia, Salzano Venezia, domani sera protagonista Issabia, Halloween, Correnza Glamour, servizio pizzeria aperto. E al nord-est Caldogno Vicenza, questa sera Maurizio Medeo, sabato Daniele Desideri, domenica Analisa Group, Sala Liscia, Latino anni 60-80, discoteca, aperto il servizio pizzeria. Ricordiamo il Palmariva Fossalta di Porto Gruaro, dove con Sala Disco Revival latinoamericano e la Sala Orchestre, questa sera vi aspetta con Renzo Biondi, che abbiamo sentito prima, sabato Anna Maria Allegretti e domenica Giancarlo Santa Monica Bene. Praticamente un terzetto che abbiamo sentito oggi. Ecco, è con la grande notte di Halloween domenica dalle 20:30. Vi ricordo questa sera, se volete, ingresso pizza, bibita, caffè 18 euro e sabato sera 20 euro al Palmariva. L'Eurobite a Castelfranco Veneto domani sera vi aspetta con Marianna Lanteri e il giorno di Halloween Manuel Martini pomeriggio e sera, sempre con il grande ristorante con specialità alla griglia. Il Gambaro poi il 14 novembre ha questo grande appuntamento e già il 27 novembre ci sarà Omar Codazzi con Linda Biscaro come orchestra base. Ok, caro capitano, è il momento di una bella canzone. Ci capiamo. Camminerò lungo il sentiero e le salite io scorderò. Ascolterò il mio pensiero e capirò, sì capirò. Negli occhi avrò una speranza e la terrò dentro di me. L'accenderò se sarò triste e il suo cammino seguirò. Avanzerò dentro i miei anni e le tempeste della vita vincerò. Dai pugni presi mi solleverò e la mia vita io vivrò. E le risposte io cercherò, contemplerò il tuo mistero e amerò, sì amerò. Poi quando avrò le braccia stanche, con i ricordi miei più veri dormirò e sarò in pace. Sarò soltanto questa canzone.
Emanuela e gli Angels. Intanto saluto Umberto, che è un mese che aspetta il CD, che è una settimana che ce l'ho lì sulla scrivania in ufficio, mi dimentico sempre. Caro Umbe, porta pazienza, che ti devo dire, qualità è quella che è. Va bene, va bene. Intanto grazie perché siete sempre in tanti. Io quando metto i vostri messaggi e quando ci mandate il buongiorno, devo dire, è sempre bello perché dalle varie località, quindi io immagino, no? Cioè, un po' in Veneto, veramente andiamo da Trieste, il Trentino, giù verso Ferrara, un po' in tutte le località del Friuli, del Veneto, quindi un po' sapere che siamo dentro a tante case veramente ci fa tanto piacere. Ad esempio siamo nelle case di due amici che ci scrivono per la prima volta e noi li salutiamo perché si chiamano Andrea e Rossana. Aggiungiamo un posto a tavola e loro sono su un posto bellissimo che è Feltre, quindi sì sì, conosciamo bene, caro Andrea e cara Rossana. Un abbraccio anche a voi, una buona giornata, un grazie per la vostra cortesia e andiamo con il buongiorno del nostro pubblico perché siamo pronti e insomma sono sempre buongiorno ben auguranti e noi ce li godiamo. Prego, regia. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti, felice venerdì, un sacco di zucche qua, ci avviciniamo a Halloween con Giuseppe e Giancarla. Buon venerdì, buongiorno a chi anche oggi decide di sorridere alla vita, Adriana di Bovolenta, guarda che belle rose da Adriana, buon venerdì. E qui un attimino così lo sentiamo proprio al volo, ma proprio un attimo questo buongiorno, vabbè, ma fanno un po' fatica questi video, ve lo dico, io ci provo. Buongiorno e da Alma, chi ogni giorno ci dà la forza di andare avanti e chi ci abbraccia con il cuore e non manca mai la sua firma. Buondì, chi prende un caffè con me, ce lo dice Minni, ma soprattutto Lucia e Guido dal Friuli. Anche qui zucche, buongiorno con Paolo, Francesca e Augusta da San Bughè. E buona giornata, guardate queste note musicali, questa scala musicale fatta con delle farfalle belle e con dei fiori. Grazie Giovanni Due Carrare, ti lascio il mio saluto per augurarti una giornata ricca di bei momenti. La nostra Giusy, buongiorno. Ti auguro di cuore una bella giornata, un saluto affettuoso da Mary, siamo sulla riviera del Brenta, luogo bellissimo. Il successo non è vincere sempre, il successo è vincere le proprie paure avendo il coraggio di tentare sempre. Non bisogna dimostrare nulla agli altri ma solo a se stessi. Grazie Carla. Guarda qua, i nostri Amedeo, Luciano e Luisa sono a Santa Maria di Leuca, ci mandano il cartello, siamo proprio dall'altra parte d'Italia, dal profondo sud. E poi Francesco di Trieste, il bello dell'amicizia, esserci ogni giorno anche con un semplice buongiorno. E dice, buongiorno, la vita va avanti tra alti e bassi, tra inverno e estate, gioie e dolori, vittorie e sconfitte. Ecco, forse non va sempre come vorremmo, ma la vita va avanti e l'importante è confidare ogni giorno nel Signore. Buon venerdì. Con l'andare del tempo sostituisci la quantità degli amici con la qualità. Buona giornata alla nostra Franca che dice prepariamoci ad affrontare il meglio di questa giornata. Chi lo sa, magari a sorriderci sarà proprio la fortuna. Buon venerdì. Guardate qua con le castagne, questo cuore di castagne. Buongiorno da Giuliana. La dolcezza è una carezza che ti sfiora l'anima. Buongiorno da Ivana. Le persone vanno e vengono, ma quelle speciali ci sono sempre. Buongiorno alla nostra Maria Luisa. Ogni giorno è un regalo, regaliamoci un buongiorno. Grazie Marina, buongiorno a tutti. Venerdì, firma Mary. E buongiorno, la vita è un viaggio che ogni mattina si riparte. Destinazione la felicità, Maria Luisa di Manzano. Natalina dice, buon venerdì al nuovo giorno. Tutto ciò che inizia, il colore e il profumo alla vita, buongiorno. E la mia amica Rosa, guardate questo bacio tra questo bellissimo cavallo, questa bimba. E devo dire molto molto bello e suggestivo e anche questi fantastici cuori colorati. Buongiorno, sereno venerdì da Sabrina. E non conservare niente per un'occasione speciale, ogni giorno che vivi è un'occasione speciale. Buongiorno da Silvana. La vita è un infinito esercizio di pazienza. Buona giornata dal nostro Umberto. E Elsa, siamo a Conegliano. Buongiorno, non esiste distanza perché ogni giorno si incontra nello stesso pensiero. Buon venerdì. Anche da Angelo e Roberto di Campo Nogara, la cosa più bella da fare ogni mattina è salutare tutti gli amici. Buongiorno e buon venerdì. Da Walter, anche se questo mondo è virtuale, il mio saluto a tutti gli amici reale, buongiorno. E quest'anno ad Halloween, se volete far paura, travestitevi da pompa di benzina, visti i prezzi.
E chiudiamo con Zita, ti lascio il mio saluto per augurarti una giornata ricca di bei momenti, buongiorno. Allora, grazie, queste frasi lo diciamo sempre, ci sono delle pillole, tanti buongiorno sono dei buongiorno molto carini, altre sono delle pillole che devono far riflettere, prendiamole sempre per la nostra vita, ma in piccole dosi che possono servire. Grazie, anticipazioni del TG, tra poco Antenora Energia, il nostro Michele e tanta musica, prego. Molto bene, grazie, perché stanno arrivando un sacco di cose buone anche per il pranzo e servito. Tra poco il nostro Michele con Antenora Energia, ma prima una bella canzone per voi. Prego. Ho colto sulla riva di un fiume un sasso che sapeva di mare. Ho perduto la ragione del tempo per conoscere l'amore. Nel profumo di notti lontane ho dormito con la rugiada, mentre il sole scaldava le pietre, lentamente imparavo la strada. Della speranza, un uomo è ricco di tutto, se padrone dell'amore. Il tempo trascina gli amanti e snoda le fantasie, le prime parole non dette diventano di Fred. Amici, grazie, grazie. Molto bene Isabia, e come anticipato abbiamo già stamattina parlato di Patrizia che ci aveva mandato questa sua recensione su Antenor, e tra poco con noi il nostro Michele, quindi credo gli farà piacere, e ci sta già sentendo. E appunto Patrizia ci diceva: ciao a tutti voi, viva la musica, cioè voi amici telespettatori. Ecco, volevo dire a tutti gli amici viva la musica che tutto ciò che viene detto in trasmissione riguardo Antenor Energia corrisponde a verità, quindi se mi sento di dirvi di considerare l'opportunità che vi viene offerta, l'ho fatto e ne sono felice. Patrizia, allora sapete che noi abbiamo la convenzione con Antenor Energia, e adesso prendete carta e penna
perché intanto vi mostro il numero di Michele e poi magari più tardi ve lo rimostro, avete l'opportunità di poterlo vedere. 329 54 56 240, quindi senza nemmeno perdere tempo, anche se Antenore ha un suo, non ha il centralino col numero verde, vi rispondono dopo pochi squilli, però qui addirittura abbiamo il cellulare con Michele, che tra poco vedrete, per chi non l'ha magari visto in altre occasioni, negli altri collegamenti, e potete parlare con lui e appunto avete l'opportunità di fare la verifica se appunto può farvi risparmiare su luce e gas. Buongiorno caro Michele, intanto buongiorno a tutti. Mi ha fatto piacere questa recensione di Patrizia, che è così. Ecco, al di là di quello che ci diciamo noi, quello che dicono i telespettatori, insomma, su questo È proprio quello il punto. Noi possiamo parlare quanto vogliamo, ma poi se non sono loro che sono contenti, non... Noi insomma diamo le linee guida, poi diamo l'opportunità. Certo. Ecco, quindi insomma tu sei sempre stato molto chiaro, devo dire, hai sempre parlato anche non solo di Antenor, ma hai anche parlato in generale del mercato, quindi insomma dando certo. anche dei consigli che non c'entravano con l'azienda per cui lavori, insomma, quindi anche credo questo sia motivo di fiducia, di aver guadagnato la fiducia da parte dei nostri telespettatori. Comunque, bando alle Bene. Ciance, so che tu devi salutare dei nostri sì. telespettatori, allora, facciamolo subito così, dai. Sì, è stata una settimana fruttuosa perché appunto clienti di Viva la Musica mi hanno chiamato e hanno aderito ad Antenore, quindi mi sento insomma di ringraziarli, di salutarli qua in diretta. Allora sono la signora Gastaldello Lauretta, il signor Bertaglia Flavio, il signor Agio Giuliano e la signora Patrizia, non so se sia la stessa persona a fare la recensione, detta anche la campionessa, mi ha detto. Lei sa. La campionessa del colmo. Ecco, e quindi vi ringrazio e bene, insomma. Ecco. Ci fa piacere. Allora, ricordiamo la semplicità, ecco, noi stiamo sì. dicendo, volete capire se potete risparmiare un po' su luce e gas? Allora, Antenore, ripeto, è una delle aziende, sapete che adesso è cambiato completamente il mercato, non c'è più la famosa Enel, insomma, diciamolo questo nome, ecco, ma ci sarà il mercato libero con tantissimi sì. player, si chiamano così, tante aziende sul mercato. E quindi sapete che buona parte della bolletta, ce l'ha detto il nostro Michele, i costi sono fissi, quindi non è vero quando vi dicono che, ma è solo sulla materia prima che si può intervenire. Esatto. Prego, cosa dobbiamo fare noi poveri utenti bastonati? questo sarà un anno un po' difficile per tutti, eh. Dobbiamo tenere un po' i termosifoni un po' più bassi, tutti quanti, io compreso. Allora, detto questo, niente, è molto semplice, o mi fanno un colpo, le persone o mi fanno un colpo direttamente di telefono a me, oppure vi mandano una foto della bolletta tramite WhatsApp o via mail o chiamano il numero fisso dell'azienda. Niente, facciamo subito una verifica istantanea se effettivamente ci può essere un effettivo risparmio rispetto al gestore che è in quel momento. Dopodiché o sempre tramite WhatsApp o mail o vado io direttamente dalla persona a trovarli e si può stipulare il contatto tranquillamente. Gratuitamente, non c'è nessun costo, non c'è nessun vincolo, quindi libertà assoluta per tutto. Ecco, un domani, come ci dice sempre Michele, volete cambiare, anche certo. se Antenore vedrete che è molto attento a seguirvi, e questa è una delle loro peculiarità. Ecco, quindi semplicissimo, tra poco rifaremo vedere il numero di Michele, perché tu dici giustamente, se volete chiamate l'azienda piuttosto che me o mandatemi una foto. Io sono un sostenitore, visto che avete un cellulare, chiamate prima a voce con Michele, che addirittura se c'è bisogno, nel senso che non magari ci sono persone tecnologicamente insomma non attrezzate, viene anche a trovarvi a domicilio, ma prima è meglio cercare di capire se può farvi risparmiare, insomma, certo. perché ecco, muoversi ha un costo. E vi ricordo che Antenore non è un fornitore di luce e gas solo per le case, ma anche per le attività commerciali e produttive, vero Michele? Esatto, tutto. Ecco. Azienda, quindi, grande, media, piccola, famiglia, tutto quanto.
Tutti quindi quanti. Anzi, se avete più situazioni è chiaro che si mette insieme il risparmio e diventa ancora più interessante. Certo. Ecco, e poi voi avete anche delle, non abbiamo più parlato delle vostre iniziative, non so se sono rimaste dopo questa pandemia, non so se ci sono ancora sì. Le pubblicazioni o altro, magari ne parliamo la prossima volta. Va bene, ok, ecco, ok, sì, sì, per i clienti al tenore è molto importante. Allora, volentieri. Tu ricorda il tuo cellulare che io poi lo faccio vedere. Ok, ecco. Allora il mio numero diretto è 329 545 6240. Molto direttamente bene. Chiamate me, ecco, chiamatelo, lui è di notte, non do, no, anche di notte dorme. Va bene, dai. Buon ponte, però potete provare oggi anche sì, sì, ma chiamatemi, non c'è anche nessun problema, ecco, va bene, provate, lui risponde, sì, Michele, sì. Grazie, un abbraccio, grazie, un saluto a Antenor Energia, grazie. Grazie mille e ricordo il numero di Antenore, come vi avevo detto, lo facciamo di Michele, scusatemi, come vi avevo detto, lo facciamo rivedere, eccolo qua un po' in grande. Se non avete carta e penna, vi consiglio sempre col cellulare di fare la foto. 329 54 56 240, quindi il modo proprio più semplice per vincere la pigrizia e cercare di risparmiare qualcosa su bollette di luce e gas. Ricordo sempre, fossero anche 8-10 euro su ogni bolletta, le bollette sono più di una nell'anno, quindi dovete moltiplicarle. Grazie Antenore e direi che andiamo in pubblicità con lo spot di Antenore, ce l'abbiamo, e poi ci fermiamo un attimo, ma subito dopo arriva una bellissima canzone per voi. Prego. Perché la vita è bella.
canzone per chi vuoi, anche se sei stonato, canta la morte, canta perché puoi, per chi è innamorato, per chi ti ha lasciato, canta cuore mio, cuore italiano, canta cuore italiano, canta questa canzone per mamma. Silvia Urbani, un attimo solo chi è in linea, ha sentato una bellissima canzone per tutti voi naturalmente e come sempre la nostra Giuseppina. Allora, domani compie gli anni Luigi Bocciato di San Martino di Lupari e la sua compagna Roselma gli manda tantissimi auguri, dobbiamo fare oggi. La trasmissione è già stata preparata. Allora, velocissimamente, volevo ricordarvi che Ottica Lux vi offre, tra poco vediamo alcuni dei festeggiati, ma Ottica Lux vi offre il nostro appuntamento con il paginone. Allora, l'Aquarius, intanto Ottica Lux, lo sapete, Andrea Aghito anche qui, come vi ho detto, con Michele di Antenor Energia. Se non fate in tempo a prendere il numero, ci chiamate qui che ve lo diamo. Come Andrea, 049 86 42 034, sapete che qui si parla del vostro occhiale da vista perfetto, di una visita che io vi consiglio di fare almeno una volta all'anno, che è gratuita per chi è di Viva la Musica, perché di solito è a pagamento. Allora, da martedì a sabato, 049 86 42 034, Andrea Ottico Ottometrista, lo sapete bene, veramente, insomma, quando ci andate, come ha fatto Patrizia, molti di voi mi hanno chiamato per dirmi che sono rimasti quasi stupiti da quante informazioni, insomma, dalla professionalità di Andrea. Comunque, visita gratuita, non c'è obbligo d'acquisto degli occhiali, finita la visita, se volete c'è lo showroom e quindi ci sono due promozioni comunque per farvi risparmiare, 100 euro di sconto su un occhiale da vista e per chi ne compra due il secondo lo paga la metà. È facilissimo trovare dov'è Andrea, ve lo spiega lui, via Altichiero, non serve entrare nella città di Padova, infatti sono molte le persone che sono arrivate dalla Padova e provincia, ma anche da Vicenza, Treviso piuttosto che Venezia o Rovigo. Domani sera l'Aquario, Sant'Andrea di Campodazzo che vi aspetta col paradiso, stasera col Paradiso Latino, domani sera con Rossella Ferrari in Casanova, tutte le sale aperte e anche la pizzeria. Domenica pomeriggio Barbara Abiti dalle 14.30 alle 20.30 con Michele Ranieri. Là in Desireone di Fonte questa sera grande riapertura del ballo anche col ristorante all'Osteria Incontrada e vi ricordo Federico Voce Fisarmonica. Domenica dalle 15 alle 22 Claudio in pagina 4, ingresso ballo 8 euro, aperitivo pizza bibita caffè ballo 20 euro. Andiamo per ricordarvi, beh, mercoledì del Gambaro col DJ Renato e soprattutto domani sera ci sarà Halloween con Giancarlo e la Santa Monica Band, anche se Halloween sarà la sera del 31 al Gambaro col DJ Giorgio, ecco, dove sapete si può andare a ballare anche a cenare, pizza o ristorante, ci sarà il dolce alla zucca offerto a tutti i clienti. Ristorante Le Fontane Bianche a Frati Santa Giustina in Colle, si balla domenica sera col DJ Paolo Bortolami, grande sala banchetti, venerdì, sabato e domenica anche pizzeria, loro vi aspettano anche a pranzo durante la settimana con i pranzi di lavoro. All'Hollywood a Salzano Venezia nel Pala Liscio, domani sera Issa Bia e domenica Halloween con Renza Glamour, aperta la pizzeria. Nord-est, Caldogno e Vicenza questa sera, Maurizio Medeo, sabato Daniele Desideri, domenica Annalisa Group, Liscio Latino anni 60-80 e discoteca, anche qui servizio pizzeria aperto. Il Palmariva, Fossalta di Porto Curaro con sala disco, revival e latinoamericano, vi aspetta naturalmente con Renzo Biondi questa sera, sabato Anna Maria Allegretti, domenica sera Giancarlo e la Santa Monica Band. Stasera pacchetto pizza 18 euro con l'ingresso e la bibita, il caffè, e sabato sera 20
20 euro. E l'Eurobite a Castelfranco Veneto, lo ricordiamo, domani sera Marianna Lanteri, domenica Manuel Martini, pomeriggio e sera grande ristorante con specialità alla griglia. Il Gambaro 14 novembre, ci sarà un bel pranzo, ne parleremo, e il 27 novembre, attenzione perché con Linda Biscaro, si festeggia Linda Biscaro, Omar Codazzi, ospite d'onore. Allora, caro capitano, facciamo una bella canzone dell'orchestra Crepaldi e facciamo gli auguri allora, tantissimi auguri di buon compleanno a Daniela, auguri da Nadia, Fiorella, Daniele, Flavio e tutta la compagnia. Ed è dedicata a te la canzone di Alberto Crepaldi, A Viva la Musica. Poi tra poco gli altri festeggiamenti. Ogni volta che guardo il cielo mi parla di te, c'è una stella che brilla fra tante, quella sei tu. Ogni volta che ti vedo arrivare il mio cuore fa boom, poi ti siedi ed io son felice di stare con te. Dimmi se lo sei anche tu. Quando ti ho visto la prima volta io suonavo, lo sai, i tuoi occhi mi hanno proprio colpito come un lampo, e così sono sceso e ti ho chiesto balliamo e tu hai detto di sì, e io poi stretto a te. Gioia per me, hai la musica nelle tue vene che volare ti fa, apri il cuore all'amore, se arriva lui non si fermerà. Questa mia canzone io la dedico a te. Volerò, in 35 anni di passione e studi come ottico-optometrista, ho risolto molti casi. Per la scelta degli occhiali ascolto i gusti del cliente e consiglio la migliore qualità ed estetica, sia per le montature che per le lenti, progressive o ad alta definizione. Vederci bene è importante e soddisfare le persone mi rende felice. Vi aspetto per un'analisi visiva completa e gratuita. Ottica Lux, in via Altichiero, a Padova.
Bene, allora intanto salutiamo Mattia, che è un altro Mattia del nostro regista, aggiungiamo un posto a tavola per lui. Aggiungiamo un posto a tavola perché nella nostra tavola festeggiamo 49 anni di matrimonio di Franco e Nadia di Libena in provincia di Padova. Auguroni, eccovi qua, vi facciamo suonare il nostro organista. L'anno prossimo aspetto le vostre foto, mi raccomando. Allora, andiamo intanto a ringraziare Adriana e Siro per il loro buongiorno. Con tanto amore un saluto che viene dal cuore, buon venerdì. C'è anche Titti, ve lo ricordate? Mi è sembrato di vedere un gatto. Cioè, manda Arianna, sì, è arrivato il venerdì, buongiorno, buon fine settimana. Ti auguro di cuore una bella e serena giornata, un saluto affettuoso da Mary della Riviera del Brenta. Guardate Iole cosa ha fatto per Halloween con Michele e il sottoscritto, siete troppo forti. E tieniti stretto chi ti fa star bene oggi, di persone speciali ce ne sono poche, buon venerdì, ce lo ricorda Wanda. Facciamo suonare ancora perché ci spostiamo a Campagna Lupia, caro il nostro capitano, e Stefania e Luca di Campagna Lupia, ecco, festeggiano i loro 10 anni di matrimonio, li vediamo qui in quella bella giornata. Auguroni, auguroni carissimi amici. Poi abbiamo appena festeggiato la nostra Daniela, festeggiata da Nadia, Fiorella, Daniele, Flavio e tutta la compagnia. Abbiamo sentito questa bella canzone di Crepaldi. Oggi fai il compleanno e tantissimi auguri, buon compleanno e buona vita al signor De Rossi Bruno di Gazzo Padovano, dai Irma, i familiari, gli amici. Lo inquadriamo, lo facciamo vedere un po' più grande, eccolo qua. Bene, auguri, auguri caro il nostro amico. Bruno, auguri. Vi ricordo che le foto le facciamo vedere anche stasera. Qui il nostro Mattia, che abbiamo appena salutato, eccolo qua, con Jessica salutano il piccolo Elia. Guardate che bello, il principino Elia. Bellissimo, grazie anche per queste foto. Si va di pranzo è servito. Eccoci qua per il nostro zio, glielo mandiamo a distanza. Dunque, pizzettone, wurstel e mozzarella e non solo. Ora, tra poco lo vediamo, la nostra Brunetta ci ha fatto anche, scusatemi, ha fatto anche pizza, tonno, cipolle e zucchine. E poi vi porto a sentire il sapore. Guardate un po'. Niente, quando sono senti, ci siamo noi sottofondo con risotto di zucca di Elvira e Roberto. Se no, la nostra Luisella Condario, vellutata di zuppa con crostini. Buona anche questa. E avevo chiesto a Lucia e Guido, ma ce lo faremo spiegare magari, perché questo è baccalà friulano, ecco, quindi probabilmente fate un altro modo di quello che conosciamo noi, soprattutto i nostri vicentini. Ecco qua la nostra Brunetta che ci ha mandato la pizza, la nostra Alma, pomodori gratinati con pan grattato e grana, e poi dolce di mele da Brunetta, qua abbiamo ancora, ok, grazie. Poi questo era un altro sketch molto carino che vedremo nei prossimi giorni. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a stasera, grazie come sempre, grazie al nostro capitano Mattia, grazie a tutti voi, un grande abbraccio. I Rodigini ce l'avevate chiesto per l'anniversario di matrimonio, intanto ancora auguri a Franco e Nadia di Libera e tra poco vedremo le foto dei festeggiati. A stasera. Tu mi mancherai più ancora, quanto non lo sa. Sogni che fai.